quasi finito, sono molto emozionata perché mancano 2 ore che in realtà non sono poche, però insomma alla fine è vicino, ho la responsabilità di portare la macchina alla fine, quindi sono contenta.
sono Edoardo liberati, sono rilassati, è una lotta in famiglia, ma è una lotta che secondo me è già stata preordinata a livello di risultato finale, perché è chiaro che in nome della ragion di Stato, ovvero una migliore posizione in classifica, Michela Cerruti potrebbe e dovrebbe secondo me far sfilare Stefano Colombo e aprirgli la possibilità di una nuova vittoria, quindi di diventare di colpo i grandi favoriti per la conquista finale del titolo. Michela Cerruti e Stefano Colombo che stanno procedendo verso la seconda dell'arrabbiata, potrebbe tentare l'attacco alla scarperia Stefano Colombo e infatti si pone all'interno di Michela Cerruti, passa e non va nemmeno lungo, molto cavalleresca, molto principesca direi, Michela Cerruti gli cede il primo posto, come avevamo previsto quella era una possibilità di sorpasso da parte di Colombo, un sorpasso deciso con Michela che si è fatta da parte, conosce anche quelle che sono le regole del gioco per poter stare all'interno di una squadra professionistica, quindi vittoria delle due BMW che rientrano prepotentemente in lizza per il titolo del campionato italiano Gran Turismo, sono sicuramente a livello estetico le vetture più belle presenti, vittoria di Stefano Colombo e Thomas Biagi, secondo posto di Michela Cerruti ed Edoardo Liberati. Ferrari se volevi bravissima, sei stata veramente eccezionale, se potevi volevi chiudere potevi farlo. Bravo Vicky, complimenti.
Stefano Colombo, Michela Cerruti, Edoardo Liberati.